Ragazzi, buongiorno. Oggi parliamo di addominali. Ormai di addominali si è detto di tutto di più, quindi sapete già che se volete tirar fuori il vostro six pack, volete tirar fuori i vostri addominali scolpiti, dovete in primis abbassare la vostra percentuale di grasso. Allora loro, dopo che voi avete abbassato la vostra percentuale di grasso, saranno visibili al grande pubblico. Ma a parte questo, a parte poi organizzare un allenamento generale per allenare tutti i muscoli, perché sappiamo che comunque gli esercizi fondamentali lavorano anche tanto con la regione addominale, importante è anche, quando andate a fare dei lavori specifici per gli addominali, andare a mettere in atto quello che vi dirò in questo video, perché sento spesso ragazzi che fanno addominali ma effettivamente fanno l'esercizio senza andare a verificare poi l'effettivo lavoro di questo muscolo. Perché è vero, noi possiamo fare dei crunch, facciamo dei crunch alla Carlona, va da sé che il nostro retto dell'addome lavora di per sé, perché quando flettiamo il busto lui interviene, però c'è modo e modo di fare gli esercizi. Proprio in questo video voglio un po' darvi quello che secondo me sarebbe molto importante da mettere in pratica durante l'esecuzione di qualsiasi esercizio di addominali. Importante, ma poi vale anche per tutti i muscoli. Quando eseguite gli esercizi, dovete effettivamente sentire i muscoli che stanno lavorando. Man mano che diventerete più esperti nei vostri allenamenti, sarete più pratici, quindi sarete anche più sensibili con quello che succede al vostro fisico, vi assicuro che riuscirete a entrare in sintonia con i vostri muscoli. Esempio, sto facendo il retto dell'addome. Quando fate la flessione dovete sentire il ventre muscolare che si sta accorciando. Quando vi allungate, vi estendete, dovete sentire le estremità, le inserzioni distale e prossimale che incominciano a tendere. Questo è molto importante per quale motivo? Perché così facendo riuscirete ad affinare l'esecuzione tecnica di tutti gli esercizi e ancor più nel momento di massima contrazione riuscirete a creare quella che viene definita contrazione di picco. Questo permetterà di fare il lavoro che state facendo nel modo migliore e riuscire a ottimizzare proprio lo sforzo muscolare su quel distretto che state colpendo. Ma vale per tutti gli esercizi. Sto facendo il plank, io vi dico sempre, dovete retrovertere il bacino, contrarre i glutei, ma nel mentre il vostro sistema, il vostro cervello, il vostro sistema nervoso deve sentire l'affaticamento che sta arrivando sul retto dell'addome. Focalizzate, provate con la vostra testa mentre state facendo gli esercizi a focalizzare l'attenzione sui muscoli che lavorano. Provate a sentirli, provate a sentire quanto stanno faticando e vi assicuro che quelle 15 ripetizioni non saranno 15 ripetizioni normali, ma saranno effettivamente 15 ripetizioni fatti nel migliore dei modi. Ogni ripetizione deve essere perfetta, dovete controllare i movimenti e questo vi permetterà, ma già nel corso delle prime sedute, di notare delle grosse differenze. Quello che oggi magari è difficile, nel giro di qualche seduta, nel giro di qualche settimana, diventerà semplice e questo vi permetterà di alzare il livello dell'esercizio e nello stesso momento di alzare il vostro livello di forma fisica. Cosa importante, scegliete gli esercizi adatti al vostro livello tecnico. Se fate 3x15 di crunch, per esempio, e arrivate alla quindicesima, che siete tutti storti, non cambiate esercizio, continuate ancora a lavorare con il crunch fin tanto che non avete assimilato bene quel lavoro. Diventa facile, importante cambiare esercizio. Quindi se per tutta la vita mi state facendo i crunch, c'è qualcosa che non va, dovete trovare delle varianti più difficili. Qua ci viene incontro anche il calisthenics, perché il calisthenics poi è un'evoluzione degli esercizi a corpo libero, si parte dal facile per andare via via verso cose più difficili. Quindi importante, scegliete esercizi in base al vostro livello tecnico. Esempio, faccio plank 3x60 secondi, è facile, andrò a trovare delle forme di plank più difficili, vado ad alzare i piedi, vado a mettermi su una superficie instabile, vado a rendere la leva più difficile. Tutto l'allenamento, soprattutto quello a corpo libero, è fatto su un gioco di leve, no? Quindi c'è sempre il modo per rendere un esercizio più difficile, ma questo può essere la chiave per far sì che i vostri allenamenti siano sempre produttivi. Cercate di sentire il lavoro muscolare, dei muscoli che lavorano, dei vostri addominali che stanno lavorando e variate gli esercizi in funzione della vostra forza. Vi assicuro che se mettete in campo questi piccoli accorgimenti, le vostre sedute non saranno come prima, ma saranno decisamente migliori. Dai, pollice lì in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!